Ciao a tutti ragazzi, sono Ribart, oggi vediamo come ricostruire un forcellino del cambio. Il cliente mi ha dato questo forcellino da ricostruire che purtroppo fa fatica a trovarlo in commercio. Normalmente i forcellini sono tutti spessi 8 mm e nella parte bassa 4 mm. Ora vediamo come ricostruirlo. La prima cosa da fare è ricalcare, diciamo, il disegno su un foglio di carta l'esterno del forcellino per avere un punto di riferimento sui fori e sulle dimensioni. Con una penna sottile andiamo a ricalcare intorno, così. Ok, ricalcato il forcellino, adesso viene la parte più difficile, cioè dobbiamo prendere questa curva interna utilizzando un metodo molto semplice che adesso vi farò vedere. Teniamo il forcellino con una pinza e poi con la fiamma dell'accendino andiamo a annerire la parte del forcellino che ci serve a prendere la forma. Come vedete la parte è diventata tutta nera, ora aspettiamo un attimino che si raffreddi, poi prendiamo dello scotch trasparente così e lo applichiamo sopra. In questo modo ricalca la forma del forcellino così, in modo da sovrapporlo sul disegno. È ancora un po' caldo. Come vedete ha ricalcato perfettamente la curva del forcellino e noi ora lo andiamo a applicare sul disegno. E voilà, così abbiamo sia il disegno esterno del forcellino, i fori e la curva interna, questa zona qui dove verrà portata a 4 mm, mentre la zona nera sarà di 8 mm. Ora è pronta per la scansione al computer, con lo scanner lo portiamo a dimensione reale 100%, poi adesso è pronto per essere disegnato al CAD. Diciamo che il disegno è un aiuto per avere una proporzione più o meno corretta, perché verrà tutto disegnato al CAD per avere un punto di riferimento, è un grosso aiuto per il disegno a computer. Sono qui adesso nella mia seconda officina dove creo, diciamo, i miei pezzi introvabili delle biciclette dei miei clienti. Qui ad esempio ho una fresa manuale, qui una levigatrice, un trapano colonna, una fresa controllo numerico CNC comandato a computer, e grazie a questi attrezzi posso costruire il forcellino rotto del cliente. Grazie al calibro digitale riesco a portare tutte le misure sul mio computer, dove qui questa immagine è la scansione che ho fatto del forcellino. L'ho già disegnato al CAD, come potete vedere sono tutte linee, e adesso è pronto per essere fresato sulla mia macchina a controllo. Ora posiziono la macchina in un posto libero, accendo la fresa, gira circa 33.000 giri, posiziono, carico su Mac 3 CNC il file ed è pronto per essere fresato. Do ok. Ok, il forcellino è terminato, ora bisogna solo rifinirlo. Ora togliamo tutte le imperfezioni, tipo le sbavature di alluminio. Ora svaso l'ingresso del filetto dove si avvita il cambio. Ora creo il filetto dove va alloggiato il cambio. Il filetto è venuto perfetto. Ora lo ripasso manualmente per togliere tutte le sbavature. Ora passo con questo attrezzo che toglie tutte le sbavature dei bordi dove è impossibile arrivare con una lima normale. Così. Ora facciamo i fori di fissaggio. Ultimo lavoro, la rifinitura del forcellino va dentro un recipiente dove c'è una polvere speciale tipo sabbia, dove con delle vibrazioni porta il forcellino ad avere uniformità e bordi arrotondati.
lo immergiamo dentro, accendiamo la macchina. E dopo circa 4-5 ore di levigatura il forcellino è pronto. E voilà, forcellino fatto, questo è quello vecchio e questo è quello nuovo. Purtroppo qui non c'è tanto fai da te, perché occorrono dei macchinari dedicati per costruire il forcellino. Si può fare anche manualmente, ma è molto più laboriosa la cosa. Però in tanti di voi mi avete chiesto come faccio a fare questo lavoro, come faccio a ricostruirli, e vi ho fatto questo video dedicato. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.